Una buona serata, ben ritrovati a questa nuova puntata di TV7 Comuni, il programma che parla del vostro territorio veneto. Come ogni settimana siamo qui a raccontarvi un altro pezzo del nostro territorio e lo facciamo questa sera con il sindaco di Castelfranco. Con i primi sindaci, con i primi cittadini affrontiamo numerose tematiche volte a parlare dei punti deboli del territorio per spingere a chi di dovere a trovare delle soluzioni. Vi ricordo che potete contattarci mandandoci un messaggio al 347-247-1498 o indirizzandoci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con le vostre richieste che proveremo ai nostri primi cittadini. Andiamo con Maurizio che ci presenta l'ospite della serata. Allora, ti ricordi, Bel Maris, quando siamo stati a Castelfranco per questi contenuti? Era una giornata davvero piovosa. Oggi non piove, però insomma, grazie sindaco per averci raggiunto e per parlare di questa cittadina. Grazie sindaco. Grazie a voi, grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori. Ecco, non piove oggi, ma in realtà quel giorno sì, ma nonostante questo abbiamo documentato uno dei cantieri del futuro di Castelfranco che vorrei commentare con lei, sindaco, ovvero una nuova rotatoria su una strada molto importante della città. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo assieme. Grazie. Castelfranco Veneto è pronta a trasformare l'ultimo semaforo della Postumia in una rotatoria. Avete mai guidato su questa strada nelle ore di punta? Storicamente il passaggio di Castelfranco è sempre stato un imbuto, congestionato da una serie di tre semafori lungo la regionale 53 Postumia. Due di questi sono stati finalmente trasformati in rotatorie nel 2019 e nei primi mesi del 2023. Ora l'attenzione dell'amministrazione si concentra sull'ultimo semaforo della serie. Chi vive qui lo conosce come Da Barbesin ed è all'incrocio tra la Postumia e via Montebelluna di San Floriano. Entro l'anno l'amministrazione conta di chiudere l'accordo per i lavori con la Regione, ente che gestisce l'arteria stradale Postumia. Nel corso del 2024 sarà così possibile svolgere il lungo iter burocratico propedeutico all'avvio dei cantieri, che stando alle previsioni dovrebbero così partire nella prima parte del 2025. Ma sullo sfondo l'amministrazione della città si prepara ad organizzare un quarto intervento, un'altra rotatoria sulla Postumia, a sud-ovest del centro. In questo caso non rimuoverà un semaforo, ma metterà in sicurezza l'incrocio fra la regionale e via Pagnana, al momento piuttosto pericoloso. Allora, sindaco, tanto è stato fatto, come abbiamo velocemente riepilogato, ma ancora c'è da fare per mettere in sicurezza questa strada importante di Castelfranco, giusto? Sì, erano tra gli obiettivi primari che ci eravamo posti quando ci siamo candidati ancora nel 2015, all'inizio del mio primo mandato. E diciamo che siamo con il bicchiere mezzo pieno, nel senso che due rotatorie su tre, indipendentemente da quella di via Pagnana, che ha anche questa delle esigenze, sono state realizzate. Ora, come detto dal servizio, stiamo dialogando con la Regione in modo tale da chiudere l'accordo di programma che ci consentirà sostanzialmente di gestire il provvedimento, nel senso che noi ci siamo sempre messi a disposizione per dire che ci assumiamo le responsabilità di curare tutto l'iter burocratico, quindi fare il progetto, fare il bando di gara, selezionare l'azienda che poi vince e portare a termine i lavori in modo da avere un controllo diretto sull'esecuzione di queste opere. E sinora si è dimostrata essere una strada vincente. Ecco, quanto è importante mettere in sicurezza quegli incroci che abbiamo visto, quanto è stato importante in questi anni e quanto lo sarà anche per i progetti futuri? Guardi, fondamentale per la viabilità, fondamentale per la sostenibilità, perché ora ci siamo già scordati quanto facevano di colonna i mezzi prima che ci fossero le rotatorie, ma io ricordo esserci state code chilometriche, conseguentemente macchine e camion in moto fermi, e sappiamo quanto si inquini con un mezzo fermo. Quindi al di là del tempo che risparmiano oggi i lavoratori o coloro che fruiscono
della regionale per andare al lavoro piuttosto che per andare a scuola, al di là del tempo, ribadisco, vi è anche un grande aspetto di sostenibilità ambientale che in qualche modo magari passa in secondo piano, ma in secondo piano non è oggi, sapendo che l'ambiente è uno dei fari che oggi guida più di tutto le amministrazioni comunali. È un motivo di piccola soddisfazione. Giustamente lei parla di sostenibilità ambientale e questa passa anche attraverso degli investimenti in piste ciclabili e in collegamenti per le due ruote, e so che in questo Castelfranco è molto attivo, giusto? Beh, diciamo che alcune opere sono state realizzate, altre sono in programma e le realizzeremo nel corso del 2024. Per esempio vi è un tratto di pista ciclabile che collegherà San Floriano con l'Istituto Agrario Domenico Sartor. È un investimento, guardi, che era partito con un costo da 510.000 euro e adesso è salito a 900 con il rincaro delle materie prime e le questioni che sono note, però l'abbiamo finanziato e andrà fatto il prossimo anno. Oggi entro la fine dell'anno dovrei chiudere l'aspetto della gara, di mandarlo in gara, e quindi conto di realizzarlo nel prossimo anno. Ma si somma alla riqualificazione di Via dei Carpani, dove faremo una pista ciclabile, successivamente ad aver fatto la posa di condotte idriche e gas, si somma alla pista ciclabile di Via Castellana, dove stiamo posando la condotta fognaria e dove la strada, essendo chiusa, crea dei forti disagi ai cittadini ed alcune tensioni anche piuttosto sentite, sulle quali non vi è ad oggi un rimedio tecnico per consentire di mitigare questo disagio. È verosimile che arrivi magari nell'arco di 15 giorni perché il cantiere sale, allora forse certo, troviamo il modo per poter istituire almeno un senso unico alternato. Quindi benefici alla città con qualche disagio, è normale che ci sia, mi immedesimo in coloro che hanno delle attività imprenditoriali che insistono in queste zone e so avere un disagio di tipo economico, mi immedesimo in coloro che portano i figli a scuola piuttosto che vanno al lavoro, che so patire un disagio perché fanno dei giri un po' più grandi, però mi immedesimo anche in quei tanti cittadini che a Castelfranco Veneto magari aspettano opere come questa, cioè di potersi adagiare con la fognatura, e ancora non trovano risposta. Quindi insomma passerà anche questo momento con l'obiettivo finale raggiunto, cioè di aver portato la fognatura in quella zona della città. Ecco, a proposito di quella famosa giornata in cui ci siamo trovati e pioveva tanto, è stata anche una giornata molto bella per la città, perché c'è stata l'inaugurazione di un ampliamento di una scuola del territorio. Ce lo può raccontare? Abbiamo anche delle immagini in questo senso, perché è stato un giorno per due istituti molto importante che, come dire, ha aperto finalmente a una nuova parte degli istituti. Ci può raccontare che cosa è successo? È stato inaugurato un ampliamento del liceo con 15 aule sostanzialmente nuove, che consente di smobilitare dei container che erano al Martini, provvisori da 19 anni, perché la provvisorietà in Italia ha dei tempi un po' lunghi. Quindi questa è un'opera fatta dalla provincia di Treviso, tra l'altro, consente di dare una stabilizzazione tanto all'Istituto Nightingale quanto al Liceo Giorgione, che, ribadisco, trova una sede, come vedete, bella, confortevole, prossima alla sua sede centrale, e un altro tassello in più per quel che concerne l'istruzione secondaria di secondo grado a Castelfranco Veneto, che è il secondo polo provinciale scolastico. Quindi un bel intervento. È un tema molto importante, insomma, bisogna sempre mettere l'accento sulle scuole, perché i nostri studenti sono veramente molto importanti. Guardate, sulle scuole a Castelfranco, ma non solo, perché insomma, in tutto il resto della provincia di Treviso abbiamo intercettato contributi per 100 milioni di euro, abbiamo cofinanziato con grandi sacrifici in modo da non perdere neanche un euro di cofinanziamento in provincia, e risultiamo essere la provincia più performante d'Italia. A Castelfranco sono andate risolte situazioni che si trascinavano da decenni, con situazioni di promiscuità con le secondarie, con le primarie, lo secondario di primo grado. Oggi non è più così, gli istituti superiori hanno sede esclusivamente per loro, così come le primarie, quindi abbiamo trovato una stabilizzazione. Sono state fatte
C'è stata fatta una scuola nuova al Mafioli in tempo di record, in tempo di Covid, è stata riqualificata una parte dell'ex ospedale e questo ha consentito al Mafioli di trovare una stabilizzazione bella anche lì. Quindi, insomma, sempre passi in avanti e a mio modo di vedere ottimo, anche abbastanza positivi. Benissimo. Belmaris, so che ci sono delle domande raccolte dal web per il nostro sindaco, però ti chiederei di farle tra un attimo. Adesso andiamo in pausa e poi torniamo con queste domande che secondo me sono molto importanti. Restate lì dove siete con TV7 Comuni.